Ciao a tutti, in questo video vi farò vedere come costruire una lampada via LED. Questi sono i LED che ho usato, potete tranquillamente trovarli su eBay a poco prezzo. Il kit per la lampada lo trovate invece su AliExpress, che comprende l'involucro, i componenti e i due circuiti stampati. Iniziamo subito ad assemblare il circuito di alimentazione, piegando le gambette di diodi rettificatori. Li inseriamo nello stampato e li saldiamo. Ora tocca alle tre resistenze, una da 200.000, una da 470.000 e la più grossa da 10 ohm. Pieghiamo le gambette a tutti e tre e proprio come i diodi le saldiamo. Ora tocca ai due condensatori, quello nero grosso cilindrico e un tipo elettrolitico. Bisogna stare attenti alla polarità, mentre l'altro, quello rosso, funziona da entrambi i versi. Saldiamo il filo rosso e nero che portano la corrente continua al resto del circuito. Ora iniziamo ad assemblare invece lo stampato dei LED, stando attenti alla polarità di questi ultimi. Partiamo ad inserirli dal centro fino alla circonferenza, piegando le loro gambette e li saldiamo. Ogni volta che finiamo di saldare una riga di diodi, ne saldiamo le gambette per permetterci di saldare la prossima. Questo è il risultato finale. Ora saldiamo i due fili che portano la corrente continua ai LED. I fili bianchi che portano corrente alternata al circuito di alimentazione. Mettiamo il circuito di alimentazione dentro la lampada e lo fissiamo al chiodino plastico con lo stagnatore. Finiamo di assemblarla inserendo il cappuccio. A questo punto la proviamo e vediamo se tutto funziona, se qualche LED non dovesse funzionare o lo avete messo al contrario o hai bruciato. In questo caso, con un pennarello bisogna segnare il LED e procedere a rimuoverlo e risaldarlo al contrario. Una volta riassemblata la lampada LED UV, sarà pronta per essere usata dove volete.
Io l'ho usata spesso a varie feste e dà sempre un effetto spettacolare all'ambiente, in quanto sembra fare poca luce, ma quando vi si passa sotto, vestiti e oggetti si illuminano reagendo con i raggi UV. Devo informarvi inoltre che questo progetto può essere pericoloso sia per i raggi che emette, sia per la tensione a cui espone. Io l'ho usato solo per poche ore, sconsiglio vivamente un'esposizione per più tempo, in quanto può provocare danni alla pelle, agli occhi e a oggetti che possono deteriorarsi con questi raggi. Grazie per la visione e da un prossimo video!